Signore, apri le vie la tua bocca, proclami la tua lode. Venite, adoriamo il Signore, pastore e guida del suo popolo. Amen. Venite, adoriamo il Signore, pastore e guida del suo popolo. Alleluia. Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto e mi aiuta. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. Splende il giorno ottavo, l'era nuova del mondo, consacrata da Cristo, l'inizio delle sorti. O Gesù, Re di gloria, unisci i tuoi fedeli al trionfo pasquale, sul mare e sulla morte. Fai che un giorno veniamo incontro a te, Signore, sulle nubi del cielo, nel regno dei beati. Trasformati a tua immagine, noi vedremo il tuo volto e sarà gioia piena nei secoli dei secoli. Amen. Ci sediamo. Prendiamo il Salmo 24. Il Signore va bene. Questa premessa è molto importante. Le premesse sono importanti, perché non è che il salmista tira fuori subito ex abrupto, cioè dire improvvisamente, dice, c'è qualcosa dietro questo del Signore la terra. Perché lo dice? Perché? L'ha creato il Signore. No, è un avvertimento, ehi, tu non, la terra è di Dio. Putin che sta facendo? Che funziona? La terra del Signore, la terra, chi può fare un messaggio? E Donato, puoi fare un messaggio a Putin? Possiamo fare noi il messaggio, la preghiera alle strade più segrete, più segrete dei misteriosi russi, quelle delle spie famose, no? I segreti famosi di guerra. Veramente la preghiera da Signore Gesù, vai lì, vai a dire che la terra non appartiene a lui. Del Signore la terra è quanto contiene, l'universo e i suoi abitanti. Dobbiamo conquistare Marte, perché Marte sarà il pedalino di lancio per andare a acquistare, conquistare, cioè conoscere altri pianeti. Una fantasia strana. Strana. Tu dimentichi uomini che muoiono di fame qui su questa terra e te ne vai lì alle pianete per abitare. Per abitarla. Non è strano, Don? È strano come il numero del telefono che vedevi e che non potevi rispondere. Andiamo. 24, 24. Allora, c'è un saluto da Daniela.
mia sorella Daniela. Ah, Daniela dalla, dalla Tanzania. Sì, sì, tutto a posto. Ah, ieri hanno mandato il video. Sì, sì, speriamo. Ma che la, la domanda da te? Il video dovremmo un po' metterlo in circolo, veramente. Nei gruppi si può mandare. Oppure se me lo manda posso metterlo sul profilo, tipo nella storia, che dura 24 ore. Mm. La storia del profilo. Guarda, i pentoloni. Guarda, i bambini. 400 bambini sono venuti. Riso e fagioli. Sì. L'ordine dei bambini. Ma che mamma mia. Questo sabato sono tanti. 400. Tanti, tanti, tanti. Non si possono contare. Ma non lo sappiamo. Con gli occhi della mano. È a fine l'ordine. Dovremmo farlo vedere qui. No, i nostri figli. È bello condividere. È bello far festa. Oggi non contiamo più i bambini quanti sono. Perché in occasione che i ventesimo anno che sono là, la missione, c'è questa festa, diciamo, e loro sono venuti tutti, ragazzi. Si insieme ai gruppi e si inizia a mangiare. Con le mani? Luri! Luri! Buono! Come gelato il gelato! Luri sana! Guardate quello piccolino, guardate, guardate signori, guardate. Mamma non ne voglio, mamma non mi piace, guardate. No, subito. Come ci organizziamo? Come, chi fa sangue, chi fa... Più lontano possibile. Dobbiamo, dobbiamo registrare, no? Sì. Allora. Letizia, metti davanti. Guardandi? Sì. Stasera sì. Posso? Le antipone Giusi? Tu fai i salmi. E via, che i salmi. 24. Mandi subito la forza. Si salirà il monte del Signore e ci starà nel tuo luogo santo. Salmo 24. Del Signore la terra. Del Signore la terra, allora 24. Okay.
Del Signore è la terra e quanto contiene, il mondo con i suoi abitanti. È Lui che l'ha fondata sui mari e su fiumi l'ha stabilito. Chi salirà? Chi potrà stare nel suo monte, Signore? Chi potrà stare nel suo luogo santo? Chi ha mani innocenti e cuore puro? Chi non si rivolge agli idoli? Chi non giura con l'inganno? Egli otterrà benedizione dal Signore, giustizia da Dio, sua salvezza. Ecco la generazione che lo cerca, che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe. Alzate o porte la vostra fronte, alzate le soglie antiche, ed entri ridete la gloria. Chi è questo re? Chi è questo re della gloria? Il Signore forte e valoroso, il Signore valoroso in battaglia. Alzate o porte la vostra fronte, alzatevi soglie antiche, ed entri il re della gloria. Chi è mai questo re della gloria? Il Signore degli eserciti è il re della gloria. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Chi salirà il monte del Signore? Chi starà nel suo luogo santo? 66, prendiamo 66. Se sei santa sarai felice. Beata. Sì, non c'è che una sola tristezza nel mondo, ed ecco, ed è quello di non essere santi. Allora chi è santo, chi è in grazia di Dio, è felice. Per essere in grazia di Dio bisogna ascoltare sempre la parola di Dio, sì. Quante delusioni che sono. Il rabbino è venuto stamattina prestissimo e poveretto, sembra la delusione. Mia moglie mi ha lasciato. Perché con una bazzecola, non era una bazzecola. Non è stato perché. Padre Giammusso, si sentono ogni giorno queste cose. Però quando uno confessa, comprende chi chiede una soluzione. Chiedono. Perché tutte le persone fanno così, tutti fanno così. Cristina, Daniela, come stai? In piedi sotto cura. Sembra una bambina di prima comunione. Siamo la prima comunione. Prima comunione. Anche lei che è mio cognato, ha lasciato mia sorella con 4 figli. E mia mamma mi ha detto non andare più a lavorare. E mi lavoriamo a terza contare. Qua quando va via lo soldato. Comunque. Andiamo al ringraziamento. Sì. Nessuno riesce a comprendere che siamo rami e se ci stacchiamo da Dio. Secchiamo. Non possiamo aspettarci nulla del futuro, c'è poco da fare. Abbandoniamo i nostri ragazzi e saranno quelli alla spina a fianco, ci faranno disperare. Abbandoniamo i ragazzi. Non dedichiamo nessun tempo, perché abbiamo tanto tempo per i fatti nostri. Non abbiamo un bel tempo di ascoltare, non un tempo di guidarli. E poi vedremo che cosa succede poi. Dopo così sposiamoci in chiesa, poi abbandoniamo Dio e vedete cosa succede. Comunque andiamo. Secondo Dio. Popoli, benedite il nostro Dio.
È Lui che salvò la nostra vita. Alleluia. Acclamate Dio, voi tutti della terra. Cantate la gloria del suo nome. Dategli gloria con la lode. Dite a Dio, terribile sono le tue opere. Per la grandezza della tua potenza ti lusingano i tuoi nemici. A te si prosti tutta la terra. A te canti inni, canti al tuo nome. Non sottolineate il verbo lusingare. Come si dice, quando il demonio talliscia, vuole l'anima. Vuole l'anima. Lusingare. Tutti quelli che si lusingano si preparano alla delusione, alle lusinghe, no? Ti fa le moine, come fa il gattino quando vuole essere. Tra le gambe, con la coda lì. Ma come l'hai chiamato? Le fuse. Fa le fuse, il gatto fa le fuse. Fa le fuse. Andiamo? Venite. Allora, attenzione alle lusinghe. Per questo il Padre nostro non abbandonarci alle lusinghe. Forza, venite. Venite e vedete le opere di Dio. Terribile nel suo agire sugli uomini. Egli cambiò il mare in terraferma, passarono a piedi il fiume, per questo è Lui, esultiamo di gioia. Con la sua forza domina in eterno, il suo occhio scruta le genti, contro di Lui non si sollevino i ribelli. Popoli, benedite il nostro Dio, fate risuonare la voce della sua lode. È Lui che ci mantiene fra i viventi e non ha lasciato vacillare i nostri piedi. O Dio, Tu ci hai messi alla prova, ci hai purificati come si purifica l'argento, ci hai fatto cadere in un agguato, hai stretto i nostri fianchi in una morsa, hai fatto cavalcare uomini sopra le nostre teste, siamo passati per il fuoco e per l'acqua, poi ci ha fatto uscire verso l'abbondanza. È una candelena questa qui. Poi diventa monotonia. La voce deve anche essere così, un ritmo molto bello. Fai le cadenze lamentandosi, no? Così. Hai cavalcato gli uomini sopra le tue teste. Siamo passate per fuoco per l'acqua, poi ci hai fatto uscire verso l'abbondanza. E che è successo? Ci hai fatto uscire verso l'abbondanza. È una cosa che... Mariuccia, Peppino, che fai lì? Vieni qua. Siete venute così, in punta di piedi? Ciao, ciao. Silenzioso. Allora, gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Popoli, benedite il nostro Dio, è Lui che salvò la nostra vita. Alleluia. Ascoltate, voi che temete Dio, quando per me ha fatto il Signore. Alleluia. Ecco, c'è una varietà anche della voce, giusto? Anche se c'hai una voce da raffadali. Va bene, comunque. Entrerò nella tua casa con olocausti, a te scioglierò i miei voti, pronunciati dalle mie labbra, promessi dalla mia bocca, nel momento dell'angoscia. Ti offrirò grassi animali in olocausto, con il fumo doloroso di agneti, ti immolerò odori e capri. Venite, ascoltate, voi tutti che temete Dio, e narrerò quanto per me ha fatto. A Lui gridai con la mia bocca, lo esaltai con la mia lingua,
Se il mio cuore avesse cercato il male, il Signore non mi avrebbe ascoltato. Ma Dio ha ascoltato e si è fatto attento alla voce della mia preghiera. Sia benedetto Dio che non ha respinto la mia preghiera, non mi ha negato la sua misericordia. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ascoltate voi e temete Dio, quanto per me ha fatto il Signore. Alleluia. Guardate, questo verbo è linguaggio semitico. Nel linguaggio semitico, quando il Signore gradisse la preghiera, dice così: non hai respinto la mia preghiera. Il linguaggio semitico è questo, cosa vuol dire? Linguaggio semitico? Linguaggio semitico cosa vuol dire? Quando vuole affermare la gioia, l'amore, il gradimento, dice così: non hai respinto la mia preghiera. Il negativo afferma il positivo. Si chiama non linguaggio uccidere significa ama la vita. Non uccidere significa non rubare significa rispetta le cose degli altri. Rafforza. Quando dice devi amare la verità, non dire false testimonianze. Il negativo, il linguaggio semitico, ha un linguaggio tutto particolare. Ed è bello. Non ha respinto la mia preghiera. Significa silenzio per favore, gelato. Chi l'ha accolto il Signore? Non ha respinto la mia preghiera. Hai accolto, è con me, geloso. E poi dice, non mi ha negato la sua misericordia. Cioè dire, mi ha esaudito. Non mi ha negato la sua misericordia. Mi ha esaudito, cioè, mi ha salvato. Sovrabbontato mi ha salvato. Di grazia. Perché il peccato non è come il perdono, è diverso. Molto di più il perdono, grandissimo. Guardate allora, dobbiamo saper vedere anche queste sfumature, come dire, Signore ci parla, parla il suo cuore. Ci sono tutti i salmi, sono fatti così. Lo condurrò nel deserto. C'è un salmo tipo di condurrò nel deserto e lì parlerò al tuo cuore. È così. Non mi ricordo qual era però. Quando, ecco, ti porterò nel deserto. E lì nel parlerò. Deserto. Cos'è il deserto? Terra alta. Sì, mancanza di propria sicurezza. Patrizia e Angelo, benvenuti. Significa le tue sicurezze le metterò da parte. E parlerò al tuo cuore che ha bisogno di sicurezza. Allora la parola di Dio è ti dà sicurezza, stabilità, forza. Cioè dire, sì, bravo, ti amo mio Dio, mia forza, mio baluardo, mia difesa, mio rifugio, mio scudo, mio potente salvezza. Siccome siamo distratti, però ecco per quale motivo la voce nella lettura deve seguire il significato. Non deve seguire i propri stati di animo. Il ritmo ce l'ha da lui. Una buona lettura già ti dà una profonda spiegazione. Una spiegazione è la voce. Veramente ieri, però non tutti sono presenti, ma è nella preghiera a Gesù Eucaristia, ma veramente quella voce e quella carezza, veramente, ti prepara cose grandi. Mi prepara come confessore a confessare, prepara chi ascolta, chi è venuto a confessarsi,
ad aprire il proprio cuore a Cristo. Perché è molto, ecco perché c'è adesso, mi pare sia un ordine, mi pare è un ministero, il ministero dell'elettorato. Perché è un qualcosa, un dono di Dio riconosciuto dalla Chiesa. E possono, ecco, i lettori possono essere ordinati dal vescovo, dal sacerdote o meno, ufficialmente, perché è un compito di comunicare non la sua parola, ma la parola di Dio. E dobbiamo ringraziare che abbiamo il lettore ufficiale. Ma dove va? Il ministero dove? Dall'avventura. Sì, ma ci sarà la no? Come ci sarà? A Milano. Abbiamo parlato sempre di questo, il ministero. La domenica per la bella. Domenica. Andiamo, sì, sì. Anche lui. Dal libro del profeta Isaia. Sì. Dilla efficace la parola di Dio. Più penetrante che una spada a due tagli. Più penetrante. Allora, versetto capitolo 6. Allora, attenzione, non dimentichiamo che le letture che facciamo sono prettamente personali. Significa, non parla in generale, e parla a noi. Perché non bisogna leggere come un giornale così piano. Parla a noi. La vocazione del profeta Isaia è la nostra vocazione. E siccome la vocazione viene da Dio, allora la vocazione viene nel grembo della nostra madre. Tutto è scritto. Dice, non c'è, c'è il Salmo 137 o 38, dice, non, ancora non c'era un giorno nella mia vita e tu già nel momento in cui mia madre è stato concepito, mi ha concepito, tu conoscevi tutta la mia vita, tutta la nostra vita era lì, in quell'inizio, e ci ha, dice, e ci ha ricavati come perfetto, come un prodigio. Ognuno di noi allora è un prodigio, perché il Salmo è per tutti. Una persona che prega con questo Salmo deve considerare se stesso preziosa agli occhi di Dio. Ci ha creati come un prodigio. Leggi. Salmo 139. Forse? Versetto 13. Sei tu che hai formato i miei rene, mi hai tessuto nel grembo di mia madre. Il mio rene è il cuore. Mi hai tessuto nel grembo di mia madre. Poi? E io ti rendo grazie che hai fatto di me una meraviglia stupenda. Un prodigio. Basta. Vabbè. 60. Allora, capitolo 6, il profeta Isaia. Sì, capitolo 6. Versetto 13. Dall'1 al 13. Allora, questa è la vocazione di Gerlando, questa è la vocazione di Patrizia, questa è la vocazione di Angelo, di Samantha, e anche di Peppino, che vede soffrire. I punti di tutti, no? Quando parla del popolo di Israele, no, non parla dell'ammasso di gente anonima, così c'era una folla, ma il Signore guarda, conosce singolarmente per ognuno di noi, sente anche il nostro respiro. Dio è onnipotente o no? È onnisciente, sì o no? È creatore di ogni cosa, è capace di seguire 8 miliardi di persone,
di seguire, anche di misurare i passi che abbiamo fatto, che hanno fatto o facciamo, e così. Quindi guardate, noi siamo guidati, sostenuti, custoditi, siamo custoditi da lui, lui è il nostro custode, perché siamo preziose gioie, no? Allora, versetto 1. Nell'anno in cui morì il re Ozia, attenzione, è dalla data. Che significa allora? Che questa parola che stiamo ascoltando è importante, è dentro la storia, non è un fatto, non sta parlando di un personaggio di fantasia, di fiaba. Alfonso e Rosalba. Andiamo nell'anno in cui morì il re Ozia, io vidi il Signore seduto su un trono alto ed elevato. I lenti del suo manto riempivano il tempio. Ecco, la teofania, parlare della sua presenza, non può parlare in modo diverso di come lo stiamo vedendo qui. Questi lembi del suo mantello riempivano il tempio. Sopra di lui stavano dei serafini, ognuno aveva sei ali, con due si copriva la faccia, con due si copriva i piedi e con due volava. Tuttora ci sono ancora questi qui, questa descrizione, possiamo immaginarlo, sì o no? È la parola di Dio che rimane in eterno. Verbum Dei, manet in eterno. La parola di Dio è sempre attuale, rimane in eterno. La parola che è stata annunciata, la parola che stiamo ascoltando, che stiamo in questo momento, viene attualizzata nel nostro cuore, nelle nostre orecchie, nella nostra fantasia, perciò stiamo vivendo ciò che è descritto. Non siamo fuori della descrizione, fuori di questa immagine, per cui si toglie il vero, la rivelazione, è una rivelazione, una cosa nascosta che viene rivelata. Allora continuiamo. Proclamavano l'uno all'altro, dicendo: Santo, Santo, Santo il Signore degli eserciti, tutta la terra è piena della sua gloria. Allora attenzione, questo dove avviene? Quando lo facciamo? Nella Santa Messa. Allora, vedete cosa dice Padre Pio? È qualcosa, la sua esegesi ed è affascinante. Sull'altare c'è tutto il paradiso. Ed è commovente. Siccome siamo distratti, è necessario la lezione divina perché sia richiamato la nostra attenzione il vira. Hai capito? Cosa hai capito? Che dopo non dobbiamo essere distratti. Sì. Però cosa hai detto? Siamo distratti. Sì. Quindi dobbiamo. Allora, aspetta, no, adesso ti dico, siccome abbiamo le. Presto, fai presto, però. Ma già preso. Sì. Prima di venire a parlare. Sì, attenzione, abbiamo detto che questo Dio Padre seduto nel trono alto, elevato, e dove c'erano questi cherubini, serafini con le ali spiegati a due coprivano i piedi eccetera, le ali, e proclamavano l'un all'altro. Perché l'uno e l'altro? Si esortavano l'uno e l'altro a cantare. Ecco per quale motivo anche noi, se dobbiamo, anche nei salmi c'è messo così, esortare se stesso. Bisogna esortare se stesso. Se c'è una persona, possiamo esortare l'altro. Benedice il Signore, anima mia. È un'esortazione a noi stessi. Quanto in me benedica il suo santo nome. Allora, benedice il Signore, anima mia, non dimenticare tutti i suoi benefici. È un'esortazione. Qui, guardate,
l'uno proclamavano l'uno all'altro dicendo: Santo, Santo, Santo il Signore degli eserciti, e l'altro rispondevano: Santo, sì, Santo, sì. Dio dell'universo, tutta la terra è piena della sua gloria. Dove avviene? Elvira, ricordo che stiamo prendendo questo perché tu sei venuta e non avevi sentito. Cosa vuol dire? Ho detto che Padre Pio ha fatto un'esegesi scioccante. Questo santo che in poche parole ti fa vedere il mistero di Dio con commozione. Cioè dire? Questo non lo sa. Allora, tutto il paradiso è sull'altare, quando si celebra la Santa Messa. Sono le stesse parole. Quando il sacerdote provato, ecco per quale motivo siamo distratti. Infatti lui ha detto, sarebbe più facile che il mondo si reggesse senza sole, anziché senza la Santa Messa. Sì, sì, però quel contesto... Padre Giomusso, ci sono le testimonianze che durante la Santa Messa celebrata da Padre Matteo La Grua, durante la consacrazione, praticamente poi hanno fatto vedere la registrazione, si può cercare su internet, si sente il canto degli angeli e delle angele, proprio si capiva che non era un suono umano. E questa è la realtà. Non la Santa Messa, c'è anche Catalina, la testimonianza di Catalina Rivas. Sempre questo dice, non fa altro che dire questo durante la Santa Messa, durante l'omelia, durante il santo. Insieme a noi cantano gli angeli. Sono nati quando siamo, ma ci sono paradiso e gli angeli che cantano. Cioè dobbiamo avere questa consapevolezza. Ci sfugge, siamo spesso distratti, non dico il segno, però dobbiamo avere questa consapevolezza quando si vive la Santa Messa in questi momenti. La domenica per noi, per cristiani, è il cuore. Togliete la domenica ad un cristiano e vedete un cadavere. Togliete il cuore e vedete un cadavere. Per questi cristiani che non vanno a messa la domenica sono da compiangere, perché non capiscono l'importanza della Santa Messa. Per questo si spalanga nel cammino dei cristiani che non vanno a messa o disattendono l'importanza della Santa Messa l'inverno. Ho detto proprio ieri, dopo il Covid c'è stato un calo impressionante delle persone che non vanno più a messa e si calcola che in Italia vada a messa soltanto il 18% degli italiani. Una percentuale ormai c'entra con le letture. Di lei si parla. Allora qui Leonilda intanto ci saluta tutti in questo momento, perché sente il conforto dalle parole che abbiamo sentito e ci augura una buona e santa domenica come sorelle, come sorella, ai fratelli e sorelle del Signore. La nostra Madre ci Santissima ci protegga. Va bene, allora ricordiamoci che questo è un preludio, sta precedendo la vocazione del profeta Isaia. Significa allora che anche la nostra vocazione è preceduta da una riflessione, possiamo dire così, è un linguaggio umano, no? Una riflessione su di noi. Ognuno di noi ha una vocazione preziosissima. Il matrimonio, così come la consacrazione sia virginale che consacrazione anche del ministero, e sono sacri, non è un qualche cosa. Per questo chi non conosce il Signore fa scelte strane e poi
e ci piange di sopra perché senza la parola di Dio fa delle scelte sbagliatissime. Quanta gente che sbaglia nei matrimoni, quanti. Però quando uno incontra Cristo, anche l'errore diventa una risorsa buona pure, perché il Signore, come dire, aggiusta bene dentro le nostre scelte strane. La conversione significa un rinnovare tutto, anche gli errori che abbiamo fatto. E benedetti anche gli uomini che hanno compreso, o le persone che comprendono di aver sbagliato, però adesso devono fare un cammino retto con la parola di Dio. Comunque, pensate che poi Paolo farà un commento bellissimo di questa vocazione, voluta a carissimo, ciao, della vocazione, della sua vocazione, della vocazione anche di tutti. Dice così: lui ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere santi, immacolati nella verità. Benvenuti gli amici, ai nostri Massimo, dice di Massimo e della sua sposa Gente. Che dici? Maria Luisa, Luisella, ti presenta Luisella. Peppino. Allora andiamo. Quindi questa vocazione che stiamo descrivendo è la nostra vocazione, e possiamo dire che non ci ha scelto a caso. Tutta questa teofania, cioè dire la gioia, la festa delle chiamate, della chiamata che abbiamo avuto noi, come l'ha avuto il profeta Isaia. È così. Forse allora vibravano gli stipiti delle porte a risuonare di quella voce, mentre il tempio si riempiva di fumo. E continua la descrizione della teofania. Sì. Oimè, io sono per tutti. Ecco, benissimo. Per questa teofania, quindi, è una preparazione di colui il quale sarà scelto, e la cosa più bella è questa, che incomincia a vedere nella grandezza della insondabilità della presenza di Dio, incommensurabile, non si può comprendere, incomincia a sentirsi umile, debole e fragile. Sono perduto. Perché un uomo dà dell'altra impure, io sono. E in mezzo a un popolo dalle labbra impure, io abito. Eppure i miei occhi hanno visto il Re, il Signore degli eserciti. Dobbiamo imparare ad essere così. Riconoscersi di essere fragili, deboli. Capite per quale motivo Paolo ci viene in aiuto quando ci dice: abbiamo un tesoro meraviglioso, cioè una dimensione di ricchezza straordinaria, come lo definisce il Papa, la sublimitas. Noi abbiamo una sublimità grandiosa, l'infinito, no? Dentro un vaso di creta, un tesoro in un vaso di creta, perché appaia chiaramente che la forza viene da lui e non da noi. Ecco per quale motivo, grande profeta, che sentì gli occhi suoi, agli suoi occhi, uomo delle labbra impure io sono. Quando Padre Pio pensava alla grandezza che il Signore aveva concesso a lui, diceva: io sono un peccatore e non riesco a capacitarmi a comprendere come il mio abito sacro rimane sulle mie spalle, tanto sentiva indegno. Quindi noi siamo orgogliosi, superbi, invidiosi,
ci sentiamo superiori degli altri e così via, disprezziamo gli altri, quando dobbiamo commiserare e pregare per quelli che poveretti sentono chissà che cosa, basta una macchina fuori serie per rendere sentirsi come un baragià, come siamo, un mandarino. In questi versetti Padre Giammusso, scritto io, sì? Significa che c'è una vocazione. Certo, sì, esatto. C'è la vocazione. E dice, io sono in mezzo ad un popolo di labbra impure, come io sono impuro. Prega per noi? Peccatori. Chi sono i santi in paradiso? Peccatori perdonati. Ma continuiamo. Allora uno dei serafini volò verso di me, teneva in mano un carbone ardente che aveva preso con le molle dall'altare. Egli mi toccò la bocca e disse: Ecco, questo ha toccato le tue labbra, perciò è scomparsa la tua colpa e il tuo peccato è espiato. Attenzione, per avere il perdono, per avere la purificazione, bisogna passare attraverso come ha fatto il profeta Isaia, cioè dire riconoscersi peccatore. Uno che si riconosce peccatore è salvato, viene purificato. Hai perdonato i miei peccati, tutte le mie infermità. Perché l'infermo è colui che è incapace di far del bene, di muoversi, il contrario di quell'annuncio che ha avuto la Madonna quando tua cugina Elisabetta al sesto mese, lei si era chiamata sterile, si alzò e abiti in montagna con vestiti al sole, si alzò e andò subito perché era piena di grazia. Chi è in grazia di Dio, cioè dire subito, non è infermo, significa si mette in movimento per aiutare gli altri, per dare una buona parola, un conforto, eccetera. Otto. Poi io udì la voce del Signore che diceva: chi manderò e chi andrà per noi? Ecco, benissimo. Aspetta, guardate, allora il Signore fa una domanda: ho bisogno, pregate il Signore della Messa perché mandi operai alla sua Messa. Benissimo, Teresa, Beatrice, Gabriele, Martina, Francesco, la nonna e i nonni qui, ci siamo tutti. Zia Gina, tutta la famiglia, bellissima, guarda. Sì. Guarda, anche Beatrice mi ha detto amico. I bambini veramente imitano, grazie a tutti. Allora, guardate, il Signore ha bisogno degli operai perché ci sono, c'è la messe, cioè dire, la messe biondeggiante di sfide, è molta, ve lo dico io, sacerdote, che non ho manco il tempo, scusate se arrivo a questi estremi, perché anche di... non vi dico niente, va. Allora, veramente non ho il tempo per Gesù per mangiare, non ho il tempo per tantissime cose, perché appena arrivo qui, le confessioni. Quanti desideri ho detto di me quando vengo qui?
e non c'è solamente Gesù e sono io inginocchiato, che dicevo di rimanere in contemplazione. A un certo momento, fate, mi confessa, zoom. Ed è bello questo qui, perché il Signore mi rifonte diversamente, comunque è la cosa importantissima. Non solo, ma anche dopo la messa. Dopo la messa sono come un limone spremuto, come si fa? Però cerco di spremere ancora, no? Fino a quando. È il pomeriggio, guarda, è così. Pomeriggio tante volte alle 4:30 dietro, dinanzi alle chiese con una persona che aspetta, è così, è veramente, ed è bello questo qui, anche se mi sento mangiato, no? Cioè dire divorato, perché il tempo, eccetera, come vorrei, veramente, comunque ho quel tempo. A casa riesco a dire due rosari a casa. La sera quando ritorno, terzo e quarto rosario. Comunque, al di là per dire come a un certo punto il Signore dice così, il giovedì noi, chi è che si ricorda, chi si ferma? Giussi? Anna, ogni giovedì noi celebriamo la Santa Messa per le vocazioni. Il Signore ha condizionato le vocazioni sacerdotali. Se noi preghiamo, se non preghiamo non avremo più sacerdoti. Pregate, c'è anche lui è sempre qui presente giovedì quando. Pregate il Signore della Messe perché mandi operai la sua Messe. Quindi la condizione per avere i sacerdoti bisogna pregare almeno ogni giorno un'Ave Maria, almeno ogni giorno un'Ave Maria per le vocazioni sacerdotali. Ave Maria piena, non si dice nel Santo Rosario, no? Infatti, nel Santo Rosario sempre. Sì. Allora, guardate allora, il Signore disse, chi manderò? Dove andrà? Chi manderò per andare dove deve andare? Allora risponde Isaia. Chi è che risponderà? Che avrà il cuore puro e le mani innocenti. E io risposi, eccomi, mandami. Per quale motivo? Ha saputo dire ecco manda a me, per quale motivo? Perché è stato perdonato, è stato perché sa, perdonato, che ha il cuore puro e le mani innocenti. Eccomi, manda a me. E gli disse, vai, riferisci a questo popolo. La chiamata vocazionale, guardate, ascoltate pure, ma non comprenderete. Osservate pure, ma non conoscerete. Capito? Attenzione. Il Signore lo preavvisa, quindi precede, lo preavvisa quello che accadrà nella sua funzione sacerdotale e profetica. Tu parlerai, ma non ti ascolteranno. Anche oggi non succede così, anche noi, per noi, sì, anche per, sì, esatto. Quanta gente va a messa la domenica? Va bene. Osservate pure, ma non conoscete, cioè dire guardate, ma non comprenderete. È accaduto ai ladroni. Sì, esatto. Manca il discernimento. Continua, versetto 10, forza. Rendi insensibile il cuore di questo popolo, rendilo duro d'orecchi e acceca i suoi occhi, e non veda con gli occhi, né oda con gli orecchi, né comprenda con il cuore, né si converta in modo da essere guarito. Fermi, qui c'è l'atto di dolore che abbiamo messo in giro. Per il bene che ho messo di fare. Esatto, per il bene che ho messo di fare.
è lì a Medjugorje la nostra carissima Veronica e sta, ha sorpreso il prete che ha sentito questo atto di dolore così, con, come ha detto Samantha. Dio mio, mi pento, mi do fortunato al cuore dei miei peccati, perché peccando ho fatto questo testo. No, aspetta, questo è il bene. Per il male che ho fatto. Per il male che ho fatto, per il bene che ho messo di fare. Ma dove l'hai fatto? Dove l'hai fatto? È stato scioccato. Sì. E poi l'ha fatto ripigiare Elisa, che l'ha fatto ripetere a tutti lentamente, a tutti i ragazzi. Capito? Quando li guida. Qui è qui. Allora, quindi avrà agli occhi ma non vedrà, alle orecchie ma non ascolterà, non comprenderà. Forse continuiamo. Io dissi, fino a quando, Signore? Egli rispose, fino a quando le città non siano devastate, senza abitanti, le case senza uomini e la campagna resti deserta e desolata. Significa quando comprenderà, fino a quando saranno duri di orecchio, di comprensione e duri di cervice, eccetera, cioè non vedranno, eccetera, e bene. Fino a quando? Fino a quando non sperimenteranno anche la deportazione in Babilonia, fino a quando non comprenderanno le conseguenze del peccato. Cosa stiamo sperimentando noi oggi? La grande crisi mondiale. Tutta la benzina e le tasse che ci sono, la grande, grande carenza di lavoro, tantissime cose. Tu così, fino a quando? Ecco, il Signore, forse 12. Scarcerà la gente e grande sarà l'abbandono nella terra. Ne rimarrà una decima parte, ma sarà ancora plena della distruzione, come una quercia e come un terremoto, di cui alla caduta resta il ceppo, seme santo il suo ceppo. Capito? Cioè dire il resto, cioè dire saranno distrutti tutti, però rimarrà un gruppetto, perché la misericordia di Dio trionfa ancora di più. Dopo qualche anno cioè queste parole verranno praticamente rese, perché andranno in Babilonia, quindi sì. Gerusalemme sarà distrutta, sì, sì. E vedranno tutto quello che Isaia ha detto e ha profetizzato prima. Sì. E difatti cosa dice il profeta Amos? Sì. Che non ci accadrà nulla se... Ascoltate, profeta Amos, sì, forza. Testo di parola non me ne ricordo, però... diceva che a noi non farà accadere nulla se non trova a sapere, ha fatto sapere a noi tramite i profeti. Sì, esatto. Cioè dire, nulla accade senza che il Signore non ce lo faccia sapere prima. Ce lo fa sapere prima. Come ce lo fa sapere prima? Ora, la Chiesa. Il Papa, il Magistero della Chiesa, la parola di Dio. Il metodo preventivo. Ecco, il metodo preventivo è questo. Prevenire, dice, prevenire è meglio che curare. Curare. Esatto. Lo dice la dottoressa nostra che ha il quinto anno. Bello però. Se sapeste che fatica, che impegno di lavoro e di studi che stanno facendo. Bello. Andiamo a dire responsore. Santo, santo, santo il Signore Dio l'Onnipotente, colui che era, che è e che viene. Tutta la terra è piena della sua gloria. I serafini proclamavano l'uno all'altro: santo, santo, santo è il Signore dell'universo. Tutta la terra è piena della sua gloria. Allora, secondo lettura, forse Maria Luisa, Maria,
Lucina è qui, sta ascoltando. Sale della terra e luce del mondo. Dall'omelia sul Vangelo di Matteo di San Giovanni Crisostomo Vescovo. Sale della terra e luce del mondo. Voi siete il sale della terra. Vi viene affidato il ministero della parola, dice il Cristo, non per voi, ma per il mondo intero. Fermi. Quando ci è stato assegnato il ministero del profetico? Col battesimo. Battesimo. Re sacerdote. Quanto è importante il battesimo? Ministero della parola e ci è stata donata nel giorno del battesimo. Non vi mando a 2 o 10 o 20 città o un popolo in particolare, come al tempo dei profeti, ma vi invio alla terra, al mare, al mondo intero, a questo mondo così corrotto. Quindi, attenzione, ci manda, quindi è una parola, il mandato. Chi è battezzato è un mandato. Quindi questo ragazzo, questo bambino crescendo e anche educato alla parola di Dio, anche alla scuola o meno, si troverà in contesti, ognuno che nasce avrà un contesto diverso. Quindi dovunque, in qualsiasi luogo voi vi trovate, dovete essere luce del mondo, sale della terra. Il sale che deve dare sapore. Una persona gelando, sale della terra, sta lavorando, lavora con le piante, lavora in botanica, lavora incontrando. È lì che deve essere sale, trattando le persone che incontra, trattando sale, anche la parola che deve anche illuminare. Sale perché dice, ma quanto è bravo questo ragazzo, come è accogliente questo ragazzo, perché quando uno si sente accolto, sente la bellezza della vita. Quando una persona viene respinta da una parte, respinta dall'altro, rifiutata dall'altro, scartata, non considerata, eccetera, dice, mamma che mondo brutto. Non sente sapore di vita. La tua bontà mi ha fatto crescere, mi ha fatto amare la vita, mi ha fatto amare le cose che sto facendo. E si fanno bene le cose. Sì. E luce significa saper gestire bene le cose che sto facendo. È un po' come dire luce. Uno è intelligente. Giochiamo a scacchi, ci vuole ragionamenti e poi le mosse giuste, il discernimento, perché se la metto in un quadratino io posso essere mangiato dal cavallino oppure dall'alfiere, per esempio del re, eccetera. Solamente spostando una parte lascio libero il re o la regina e così via. Cioè dire discernimento in ogni cosa, luce del mondo che ti dice dove devi mettere per arrivare a fare scacco matto lì dall'altra parte. Ecco, luce del mondo, sale e luce. Porta via. Dicendo infatti, voi siete il sale della terra, fa capire che l'uomo è snaturato e corrotto dai peccati. Per questo esige dai suoi quelle virtù che sono maggiormente necessarie e utili per salvare gli altri. Un uomo mite, umile, misericordioso e giusto non tiene nascoste in sé simili virtù, ma fa sì che queste ottime sorgenti scaturiscano a vantaggio degli altri. E chi ha un cuore puro, amante della pace
e soffre per la verità, dedica la sua vita per il bene di tutti. Non crediate, sembra dire, di essere chiamate a piccole lotte e a compiere imprese da poco. No, voi siete il sale della terra. A che cosa gli portò questa prerogativa? Forse risanare ciò che era diventato marcio? No, certo, il sale non salva ciò che è putrefatto. Gli apostoli non hanno fatto questo, ma prima Dio rinnova i cuori e li liberava dalla corruzione, poi li affidava agli apostoli, allora essi diventavano veramente il sale della terra, mantenendo e conservando gli uomini nella nuova vita ricevuta dal Signore. È opera di Cristo liberare gli uomini dalla corruzione del peccato, ma impedire di ricadere nel precedente stato di miseria spetta alla sollecitudine e agli sforzi degli apostoli. Vedete poi come egli mostra che essi sono migliori dei profeti. Non dice che sono maestri della sola Palestina, ma di tutto il mondo. Non stupitevi quindi, sembra continuare Gesù, se la mia attenzione si fissa di preferenza su di voi e se vi chiamo ad affrontare difficoltà così gravi. Considerate quali e quante sono le città, i popoli e le genti a cui sto per inviarvi. Perciò voglio che non vi limitiate a essere santi per voi stessi, ma che facciate gli altri simili a voi. Senza di ciò non basterete neppure a voi stessi. Agli altri che sono nell'errore sarà possibile la conversione per mezzo vostro, ma se cadrete voi, trascinerete anche gli altri nella rovina. Il cattivo esempio. Diventa un geco che guida. Quanto più importanti sono gli incarichi che vi sono stati affidati, tanto maggior impegno vi occorre. Per questo Gesù afferma: ma se il sale perdesse il sapore, con che cosa lo si potrà rendere salato? A null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dagli uomini. Perché poi, udendo la frase, quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e diranno ogni sorta di male contro di voi, non temano di farsi avanti, sembra voler dire. Se non sarete pronti alle prove, invano io vi ho scelti, così verranno le maledizioni a testimonianza della vostra debolezza. Se infatti, per timore dei maltrattamenti, non mostrerete tutto quell'ardimento che vi si addice, subirete cose ben peggiori, avrete cattiva fama e sarete tutti oggetto di scherno. Questo vuol dire essere calpestati. Subito dopo passa ad un'altra analogia più elevata. Voi siete la luce del mondo. Nuovamente dice del mondo, non di un solo popolo o di 20 città, ma dell'universo intero. Luce intelligibile, più splendente dei raggi del sole. Parla prima del sale e poi della luce, per mostrare il vantaggio di una parola ricca di mordente e di una dottrina elevata e luminosa. Non può restare nascosta una città collocata sopra un monte, né si accende una lucerna per metterla sotto il moggio. Con queste parole li stimola ancora una volta a vigilare sulla propria condotta, ricordando loro che sono esposti agli occhi di tutti gli uomini e che si muovono dinanzi allo sguardo di tutta la terra. Esclusorio. Avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi
mi sarete testimoni sino ai confini della terra. Risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendono gloria al Padre vostro. Mi sarete testimoni sino ai confini della terra. Vediamo lo schema numero 2, Te Deum Francesco. Noi ti lodiamo, Signore.